C'è un gelato. Qualcuno tenga e la Alberta parla, ecco. No, vieni pure più vicino qua con quel manifesto. Venga. Piccoli rispetto a una realtà provinciale
si abbia comunque di distribuzione delle informazioni. Per quanto riguarda invece il punto 5, che abbiamo denominato sviluppare economie di scala, significa che il museo ha necessità di chiamarsi fuori da logiche contingenti che pure sono presenti ma che tendono a vampirizzare l'azione del nostro operare, e ci pone di fronte alla necessità invece di avere un pensiero, un pensiero un canocchiale prospettico, quindi un pensiero di durata, un pensiero che chiama in causa dinamiche temporali di durata, quindi che includono il passato, il presente e il futuro, quindi che non siano solo esclusivamente vincolate ad un'esigenza del presente, quindi ad un'esigenza di contenuto più collegato a un senso. Questo significa naturalmente agire su più livelli, da un lato sviluppare servizi e competenze e dall'altro studiare anche sistemi di fattibilità che possano dar luogo a strategie di trasversali, di coinvolgimento e di partecipazione. Poi, per quanto riguarda il punto 6, e il coordinamento dell'offerta didattico educativo, sto andando avanti, ma ti aiuto velocemente dal momento che eravamo in tavola e quindi abbiamo fatto una sintesi delle cose emerse. Quindi dicevamo sviluppare l'economia di scala che significa anche mettere in comune eventualmente professionalità, competenze, buone pratiche e cose che già conosciamo nell'ambito di una rete, ma anche la necessità di coordinare le offerte della didattica. Ci siamo accorti che la didattica delle nostre realtà museali e ci ponevamo la necessità di riuscire a trasmettere questo punto di forza anche a quelli che devono essere i fornitori. In particolare, dicevo, c'è una sorta di piccolo progetto pilota che uscirà a momenti, fatto dal coordinamento dei musei di Unione della Bassa Romagna, che proprio ha pensato su questo, sulla didattica, ma ci siamo accorti che la didattica è centrale per tutti. Così come c'è stata per tutti l'importanza anche di attingere fondi anche dalla progettazione europea, cosa per la quale difficilmente le realtà museali, soprattutto le più piccole, ma anche le più grandi, hanno struttura sufficiente. Quindi chiediamo non solo aiuto anche agli istituti per i beni culturali, l'informazione, nel passato le informazioni su quelli che possono essere canali di finanziamento, ma poi pensavamo nell'ambito di un sistema anche a dotarci di una sorta di ufficio Europa, oppure di appoggiarci a ufficio Europa che ci aiutino in un effettivo sviluppo di questi elementi. Poi se vuoi continuare penso che sia tutto vostro. Per quanto riguarda l'ultimo punto, si è evidenziato la necessità di sviluppare i servizi educativi soprattutto in relazione a due aspetti congiunturali che sono strategici in questo ragionamento prospettico. Da un lato il patrimonio, dall'altro il territorio. Quindi la coniugazione di questi due aspetti, il patrimonio territorio, sarà un elemento sul quale riflettere in forma rinnovata, in forma, come dire, strategicamente informata, alla luce anche del fatto di quanto del significato che noi riscopriamo nel patrimonio ogni qualvolta ci troviamo di fronte all'esperienza della sottrazione del patrimonio, del rischio della perdita del patrimonio. Quindi l'evento dovrà in qualche modo coniugarsi con un'educazione permanente al patrimonio nell'ambito delle realtà territoriali, quindi in una forma anche inclusiva che superi come dire, le giurisdizioni, che superi i patrimoni circoscritti alla realtà museale. Ecco, direi che se vuoi avendo letto perlomeno al nostro tavolo la possibilità del nuovo accreditamento che si farà, troverà possibile non solo sfide, quindi elemento sfidante è questo, ma anche un'opportunità di mettere, parlo soprattutto per i musei di realtà piccole, anche la politica di fronte alla necessità di una crescita di riconoscimento di qualità, quindi questo.
precedenza che ha portato molti alla necessità di individuare figure professionali, di dotarsi di tutta una serie di sistemi che hanno consentito sviluppo e crescita che possa poi ripresentarsi nuovamente, perché a volte succede anche questo, è necessario creare sfide di questo tipo, credo che siano queste le cose emerse. Tavoli ricchissimi di contenuto e infatti il ritardo è anche dovuto proprio a questo, mi permetto solo di aggiungere due temi. Il tema del turismo per quanto riguarda il tema del nostro tavolo è anche proprio legato alla consapevolezza della comunità sugli attrattori e sui musei che può far conoscere anche in ottica turistica. In relazione a questo strategico che potrebbe avere il CI nel creare progettualità non legate ad un singolo evento, in un singolo momento, ma valorizzare l'identità del territorio in una visione strategica di medio lungo periodo, anche legato proprio al tema più prettamente turistico. E poi mi permetto una riflessione perché è la prima volta che emerge questo concetto, cioè legare la consapevolezza del ruolo del museo in relazione alla definizione di ICOM, che mi sembra un tema attualissimo che non è stato fuori prima nei tavoli territoriali. Allora, il museo come luogo in primis di ricerca che deve ambire di fatto al fatto che il territorio, il fruitore lo conosca, ma che il fine ultimo del museo sia poi la definizione diretto di chi? Di una comunità. E che il museo possa concorrere alla realizzazione